Quaresima, terza settimana, venerdì. Dio ci vuole parlare, Dio è Padre. Osea, forse il più antico dei profeti, piccolo profeta, pieno d'amore, ci parla a nome di Dio. Così dice il Signore: torna Israele al Signore tuo Dio, perché hai inciampato nella tua iniquità. La prima parola pronunciata in questo momento da Dio per noi, per me, è al singolare: torna. Mi chiama Israele. Israele ha lottato con Dio. Sì, puoi dialogare con Dio, quasi lottare con Dio, ma torna. È un padre che grida: torna, ti amo. Ma dove tornare? Tornare a Dio. Da dove? Dalla mia iniquità. Che cos'è iniquità nel linguaggio biblico? È non riconoscere Dio. È ingiusto. Non è giusto non conoscere e riconoscere Dio che mi parla. Conosco tanti, perché non andare a Lui che mi chiama? L'uomo moderno crede di fare a meno di Dio. A lui è inutile Dio. Prima, in questi ultimi decenni, lo aveva come avversario, poi come ateo, poi oggi lo ha come indifferente. Dio non lo penso, non lo amo, non lo raggiungo. È un disprezzo davvero satanico, quando addirittura non si sceglie Satana come Dio falso tra noi. Osea, pieno d'amore e pieno anche di affettuosità, con immagini, parole del padre che chiama un figlio, o meglio come un innamorato, è accecato di amore e dice: ti guarirò, non penserò più ai tuoi peccati, ti amerò profondamente, sarò per te come una rugiada. Israele, tu fiorirai come un giglio, avrai la bellezza delle piante del Libano. Più volte ritorna questo concetto della bellezza: sarai come la bellezza dell'ulivo, avrai la fragranza dell'ulivo, li farai vivere il grano, le tue vigne saranno famose come quelle, ancora una volta, del Libano, perché tu non avrai più in comune nulla con gli idoli, sarai mia, sarai l'amata. Cercare Gesù, incontrare Gesù, interrogare Gesù. Questo è il linguaggio del Vangelo che oggi ci dona San Marco, quando ci dice che un tale, uno degli scribi, e solo questo scriba, uno degli scribi si avvicinò a Gesù. Ha una domanda importante da fare: qual è il primo dei comandamenti? Gesù è interrogato sull'amore, non può non rispondere: è amare Dio, e nell'amore di Dio amerai tutti. La soluzione trovata è l'amore. Gesù dirà a questo scriba, che sembra come solitario ma è dotto: non sei lontano dal regno di Dio. Guardiamo Maria, la creatura, la donna che rappresenta tutta l'umanità, è immersa nell'amore di Dio, sempre, ieri, oggi, sempre, l'amata.